Molti artisti hanno parlato a sfavore del decreto intercettazioni. Vuoi dire anche tu la tua? Molti artisti hanno parlato, già l'hanno detto che il decreto, questa è una citazione. No, in realtà io quasi quasi ne voglio parlare perché sono chiaramente inorridito da questa cosa che sta succedendo, ma sono inorridito purtroppo da diversi anni di quello che sta succedendo, e principalmente sono inorridito che gli esseri umani non si accorgano della strada che stiamo prendendo. Quindi sinceramente sulla mia pelle è una cosa che percepisco purtroppo da un sacco di tempo, che abbiamo intrapreso un percorso veramente catastrofico e autodistruttivo. Quindi queste cose che stanno succedendo le ritengo parte di un modo di fare, un modo di vivere, un modo di fingere di non vedere che noi tutti stiamo applicando, e che quindi a un certo punto matura sempre nella drammaticità sempre peggiore, fino a che la libertà diventa sempre meno per tutti. Ma poi voglio dire, io sono un artista, quindi magari sono il meno indicato a parlare di questo, ma se anche un poliziotto, ho visto oggi la manifestazione del sindacato di polizia, ti dice che queste cose sono sbagliate, cioè chi meglio di quelli che normalmente dovrebbero stare dalla parte del ragioniere Casoria? Invece in realtà noi stiamo assistendo a questo cambiamento che, insomma, le parole non bastano per dire com'è drammatica la situazione.